tutti e benvenuti in un altro mio video. Oggi fa caldissimo. In questo video voglio parlarvi dei prodotti che sto utilizzando maggiormente in questo periodo e quindi fare un video dei top e dei flop. Come flop ne ho uno solo, poi ho due mi e gli altri sono top. Allora, parto dal prodotto flop, che è questa crema solare con protezione 50 della Bioert senza profumo. Questo qua è nickel tested e ha un filtro minerale. La boccio perché, oltre alla classica pastona bianca che fanno in genere le protezioni alte, soprattutto se sono naturali, praticamente questa crema va via sulla pelle a bachini, crea quei bachini appunto di prodotto e quindi insomma è una sensazione molto noiosa. Non fa scottare, protegge molto bene, però per questa cosa qua che crea sulla pelle mi sento di bocciarla. I due prodotti mini invece sono due prodotti della Sien. Uno è questo qua della linea Baby ed è lo shampoo. Questo qua è un mi perché come shampoo lo boccio assolutamente, perché è veramente oleoso. Rimane proprio una sensazione oleosa anche sulle mani e quindi appesantisce e sporca tantissimo i capelli. È un prodotto che ha una buona profumazione dolce, un po' più dolce del bagno schiuma, e fa abbastanza schiuma. E come lo sto utilizzando? Lo sto utilizzando come bagno doccia. Come bagno doccia invece è assolutamente un super top, perché oltre a lavare in maniera delicata ma efficace la pelle, lascia appunto il corpo ultra idratato. Quindi dopo, soprattutto in questo periodo che fa molto caldo, non è necessario, almeno per quanto mi riguarda, applicare poi una crema idratante. Quindi bocciato come shampoo ma super promosso come bagno schiuma. L'altro prodotto mi è questo sempre Sien della linea Tropical Summer. Questo qua ha la profumazione Ice Mint ed è un bagno schiuma con delle microperle. Di questo vi ho fatto la recensione sul blog, potete trovare l'inci, il prezzo eccetera eccetera, ve lo lascio giù nell'info box. La Tropical Summer è un'edizione limitata, ogni tanto qualche scorta rimanente la tirano fuori, comunque è un'edizione che in genere rispolverano per l'estate, quindi se non siete riusciti a trovarlo quest'anno, magari l'anno prossimo potete essere più fortunate. Allora, fa abbastanza schiuma, lava bene la pelle, non irrita, non la secca. Queste microperle creano un peeling veramente delicatissimo, quindi adatto da utilizzare tutti i giorni, adatto se avete una pelle molto sensibile o da utilizzare sulle zone più sensibili del corpo. Io comunque lo utilizzo su tutto il corpo, lo metto nella spugna, lo utilizzo come un normale gel doccia. Perché è un mi? Perché io questo prodotto l'avevo preso l'anno scorso, l'ho lasciato da parte per l'estate perché c'era scritto Ice Mint, quindi pensavo fosse una profumazione fresca, rinfrescante, fredda quasi. In realtà la profumazione sì, è comunque fresca ed è estiva, ma sa di pompelmo e io e il pompelmo non andiamo d'accordo, quindi è un mi semplicemente perché mi aspettavo appunto una profumazione netta, fresca, quindi è un mi. Passiamo ai prodotti invece top, sempre della linea Sien Tropical Summer. Promuovo questo décolleté booster crema gel. Ha una profumazione deliziosa di succo d'arancia, di ziguli, veramente molto molto gradevole. Mi sono sporcata il naso. Comunque ha una cremina, è un fluido lievemente aranciato, si spalma molto bene, lascia la zona veramente idratata ma allo stesso tempo fresca, non appesantita, idrata bene e è un prodotto che mi piace, adatto per l'estate, può essere un valido prodotto anche per l'inverno e quindi niente, lo sto utilizzando con molto piacere, ne basta veramente pochissimo per applicazione ed è un super promosso. Altro prodotto promosso è quest'acqua termale di Jean Zach, questa qua. Allora, io e le acque termali non andiamo d'accordo. D'inverno ho freddo, quindi non le utilizzo. In estate sì, le utilizzo, ma comunque questa sensazione di bagnato sul viso a me dà fastidio.
E sinceramente non ci vedo neanche tutte queste proprietà antirritanti, eccetera, che ci sono scritte. Questo no. È assolutamente rinfrescante e il vaporizzatore nebulizza veramente molto bene l'acqua. Perché lo promuovo? Perché lo sto utilizzando al mare per rinfrescarmi, lo spruzzo sul viso e appunto ho un po' di sollievo, quindi lo promuovo come semplice acqua rinfrescante per il mare. Per il resto le acque termali io non so che farci, ecco, con le acque termali, quindi non è un problema di quest'acqua termale, è un problema proprio mio. Poi promuovo assolutamente questa crema solare protezione 30 UVA e UVB della Yves Rocher. Questa qua è una crema per il viso che mi sta piacendo veramente tanto. Basta poco prodotto, non fa scia bianca, non fa quella maschera bianca e soprattutto protegge senza far sudare la pelle del viso. Io ho una pelle mista e va bene che adesso fa caldo, quindi si suda sempre, però questo, diciamo, non aumenta la sudorazione del viso. È la prima crema che non mi fa sudare il viso e che riesco a mettere sotto il sole, perché io altrimenti non riesco ad applicare niente sul viso e vado con un cappello perché appunto non riesco. Invece con questa qua riesco a togliere il cappello e prendere un po' di sole, però con la faccia protetta, quindi assolutamente un top. Altro prodotto top è questo prodotto di Aisveda. Questo qua l'ho preso su Bio Emporio Natura ed è uno shampoo infoltente, è uno shampoo di colore nero che costa veramente pochissimo, la profumazione è molto gradevole, basta poco prodotto, fa tanta schiuma, non secca e non irrita il cuoio capelluto, non va a seccare o ad appesantire i capelli. E lava molto bene, i capelli rimangono puliti a lungo e anche belli leggeri. Per la questione infoltente assolutamente non ho visto variazioni nella mia testa, però a livello di shampoo è veramente un ottimo shampoo, mi sta piacendo tanto, come vedete sono qua, quindi ho superato la metà ed è fantastico e lo utilizzo diluito e puro e mi trovo bene in tutti e due i casi. Altro prodotto top è questa cipria di Catrice. Questa qua è di questa linea in edizione limitata fatta così, che io ancora riesco a trovare. È una cipria, come si può vedere, di quelle che poi rimangono trasparenti sul viso e mi piace tantissimo perché non mi fa sudare e lucidare la pelle, resiste tantissimo, quindi io spesso applico la cipria e basta e esco e mi salva veramente tanto perché rimango asciutta e non faccio schifo, ecco. Quindi è una cipria assolutamente super super promossa. Questi erano i miei prodotti top e flop del periodo. Fatemi sapere se avete provato qualcosa di questi prodotti. Io vi saluto e ci vediamo in un altro video. Ciao ciao!